baby and my broken heart. I need a little loving tonight, homie, so I'm not falling apart. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Shotgun aimed at my heart, you got one. Tear me apart and there's some. How do we call this love? Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, buonasera da Cesena Fiera che ospita quest'anno la 31esima edizione di MacFruit, la mostra internazionale dell'ortofrutticoltura, uno dei settori fondamentali dell'agricoltura italiana e che gioca un ruolo di non poco conto in quella che è l'economia nazionale. MacFruit 2014 riprende un attimino quello che è il progetto avviato lo scorso anno, ovvero quello di internazionalizzazione, ponendosi come obiettivo il rilancio e la valorizzazione del comparto ortofrutticolo italiano, dunque il rilancio del Made in Italy sui mercati esteri. Faremo dunque il punto della situazione, parleremo di questo e di molto altro ancora, ma non prima di aver presentato gli ospiti di questa sera. Partirei da Stefano Franzero, direttore di UnaProa. Salve, buonasera. Salvatore Rapisarda, presidente Consorzio Euroagrumi di Biancavilla. Vado a Saro Sallemi di Agrora Eventi. Peppe Pasciuta, presidente Consorzio di Tutela Ribera DOP, e infine Duccio Caccioni, direttore CAB di Bologna. Allora, intanto benvenuti, grazie per aver accettato il mio invito. Partirei subito da lei, da Stefano Franzero. Vogliamo un attimino parlare di quella che è la situazione attuale della frutticoltura e quelle che sono le prospettive immediate, quelle a breve tempo. Non siamo purtroppo ancora usciti fuori da una situazione che ha caratterizzato questa campagna estiva in maniera particolarmente negativa, in parte per l'andamento climatico che è stato sicuramente anomalo, ma che è stato penalizzante nei confronti delle classiche produzioni estive, dalle pesche, le pesche noci, alle ososine, ma anche agli ortaggi che causa maltempo non sono stati raccolti, sono rimasti in campo. Questa situazione è stata poi aggravata da un evento che appartiene alla politica in senso più ampio, che è l'embargo russo che dal 7 di agosto ha penalizzato tutte le produzioni europee. Purtroppo il mercato russo è un mercato estremamente importante, più che per l'Italia, per gli altri paesi dell'Unione Europea, e evidentemente molta di questa produzione per quanto riguarda l'ortofrutta fresca improvvisamente si è riversata sul mercato comunitario. Questo ha determinato un eccesso di offerta, e quando c'è sempre un eccesso di offerta questo poi comporta delle riduzioni dei prezzi. Ciò non toglie che noi comunque dobbiamo fotografare con attenzione il nostro livello di competitività. Abbiamo necessità di crescere nella nostra competitività nei confronti del mercato internazionale, perché ci sono dei concorrenti che sono più agguerriti di noi. Evidentemente dobbiamo fare tutti, il sistema Italia, non soltanto il sistema ortofrutticolo, un grosso sforzo per scalare le posizioni che in questo momento ci vedono penalizzati. Passerei la parola al dottor Salvatore Rapisarda. Vorrei parlare con lei del ruolo chiave che hanno le organizzazioni di produttori nel contesto che stiamo analizzando. Beh, naturalmente le organizzazioni dei produttori sono la chiave di volta del sistema, no? Perché non ci può essere, così come diceva
il dottor Franzero, non ci può essere aggressione a un mercato se non c'è prima strutturazione dell'offerta, quindi è un'offerta bene organizzata, vuol dire organizzazione di produttori abbastanza forte, cioè la concentrazione dell'offerta è l'elemento che può consentire ai prodotti realmente di avere successo sul mercato. Poi da lì a capire quando deve essere la capacità di concentrare l'offerta da parte delle organizzazioni, l'Italia in questo senso è un esempio molto variegato di risultati diversi, dove in Sicilia il mondo organizzato è profondamente frammentato, il caso dell'Emilia-Romagna invece è una regione dove il mondo organizzato è estremamente forte. È evidente che quando c'è una situazione di gruppi di produttori che si mettono assieme e offrono al mercato, controllano sul mercato grandi masse di prodotto, naturalmente il prodotto ne beneficia e i risultati per il produttore sono immediati, anche se viviamo un momento che è assolutamente particolare, assolutamente complesso, difficile, una crisi che attanaglia tutti i paesi europei. A questo si aggiunge che i cambiamenti climatici hanno portato anche delle difficoltà oggettive nel mondo produttivo, però non esiste altra strada se non quella dell'aggregazione. Noi diciamo sempre l'unione fa la forza, uniti si vince, e non è uno slogan, è la chiara convinzione che oggi il livello di aggregazione non è più quello che si chiedeva ieri, cioè non è più mettere insieme i produttori di arance di una zona, ma oggi è riuscire a creare un paniere di prodotti. Noi stiamo provando per esempio a mettere assieme fico d'India dell'Etna DOP, quindi con i produttori della DOP del fico d'India, ciliegia dell'Etna DOP con i produttori di ciliegia, arancia rossa di Sicilia e GP, questi rappresentano un paniere delle eccellenze siciliane, messe assieme fanno squadra, fanno sinergia, si fanno sponda, e il mercato certamente può invertire la sua tendenza, che è stata una tendenza molto negativa negli ultimi anni, e dare la possibilità ai produttori di avere quel reddito che meritano per i sacrifici che oggettivamente questi fanno nelle nostre campagne. A proposito di fico d'India dell'Etna DOP, ci traccia un attimino quella che è la situazione attuale di produzione e di commercializzazione del prodotto? Beh, in estrema sintesi è una nicchia, assolutamente una ipernicchia direi, perché rappresenta una fascia produttiva abbastanza ristretta, dove circa un migliaio di ettari di fico d'indieto hanno le caratteristiche per diventare un prodotto DOP. Abbiamo riscontrato un successo straordinario, cioè un interesse straordinario da parte del consumatore. Bisogna accogliere questo interesse offrendo un prodotto e offrendo soprattutto le informazioni attorno al prodotto che possano far sì che il consumatore comprenda la valenza di questo prodotto da un punto di vista nutrizionale, noi diciamo anche farmacologico, perché veramente il fico d'India, essendo il prodotto più ecocompatibile che esiste oggi tra la frutta coltivata, perché non si fanno trattamenti chimici, non si fanno concimazione, non si fa il diserbo, quindi veramente è un prodotto che pur essendoci anche quello certificato, ma anche quando non è certificato, ha gli stessi requisiti dei prodotti bio. Ecco, questa è una marcia in più che ha questo prodotto, che poi unito ai suoi componenti, vitamine, flavonoidi eccetera eccetera, certamente gli conferisce la capacità, la possibilità di avere un grande successo nel mercato. E noi ci auguriamo naturalmente, con la sponda dei mercati, con la sponda dei gruppi della grande distribuzione organizzata, di riuscire a far conoscere al consumatore queste caratteristiche e quindi riuscire anche a espandere questa produzione entro una certa soglia, per far sì, ripeto, che il reddito del mondo della produzione sia tale da poter tenere le aziende in assoluta e perfetta efficienza. Grazie. Io adesso passo la parola invece a Sallemi. Allora, l'anno scorso, lo dico con voce in causa, la regione Sicilia è stata presente in maniera massiccia. Se non ricordo male, c'erano oltre 15 padiglioni
tutti dedicati alla regione Sicilia, oltre 15 stand racchiusi in un unico padiglione facente capo alla regione Sicilia. Mi chiedo quest'anno perché una terra, una regione quale la Sicilia, ricca di eccellenze ineguali, non sia presente a Macfrut. Lei fino all'anno scorso è stato il referente tra la regione Sicilia, dunque assessorato alle risorse agricole, politiche e forestali, e gli stand che prendevano parte a Macfrut. Ecco, mi chiedo perché l'assenza della regione Sicilia questa. Io direi una domanda di riserva. No, scherzo, diciamo che quest'anno per situazioni interne, diciamo regionale, per ragioni interne regionali non siamo riusciti ad essere presenti. Direi siamo, la Sicilia è presente o non presente, e ora spiego perché. C'è una porzione di Sicilia. Sì. Allora, istituzionalmente abbiamo avuto il problema organizzativo, diciamo, a livello regionale, però siccome questo è un appuntamento molto importante che fa sì, diciamo, riesce a far collegare la domanda con l'offerta di tutte le zone d'Italia, quindi gli imprenditori ancora credono in questa fiera. E quindi, anche se la Sicilia non ha organizzato lo stand a livello istituzionale, quindi a livello regionale, noi siamo riusciti, grazie a un partenariato che dura da qualche anno, come ha detto lei, come Agrora, con l'ente fiera, siamo riusciti a coinvolgere ben 30 imprenditori, cooperative. Siamo qui presenti anche grazie a Peppe Pasciuta nel suo stand a fare questa intervista. Quindi la presenza, diciamo, non l'abbiamo fatta mancare, seppur sarebbe stato molto importante avere vicini pure la parte istituzionale. È un appuntamento questo che non si può mancare, come ho detto prima, perché ci sono i veri incontri con il mondo, ci si confronta con il mondo anche estero, perché ormai si va ad avere prodotti a livello internazionale, quindi gli scambi sono molto veloci, e tutto questo comporta ad avere sempre ed essere aggiornati. Quindi quest'anno è andata così, un altro anno si vedrà. È una cosa molto importante che vorrei dire, che questa fiera prende sempre più una svolta interessante per la Sicilia, e questo ci farà avere possibilità più importanti nel futuro a livello agricolo siciliano. Grazie. Io passerei la parola a Peppe Pasciuta, che è il presidente del Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP. A lei faccio la stessa domanda che ho rivolto al dottor Salvatore Rapisardo, ovvero tracciare un attimino quella che è la situazione produttiva e commerciale del prodotto. Facciamo un bilancio rispetto allo scorso anno, come è andata la campagnata lo scorso anno e cosa ci si aspetta da Macfrut e da un po' il contesto, l'aria che si respira. Intanto grazie per il secondo appuntamento, perché è la seconda volta che ospitiamo nel nostro stand questo incontro, mi fa piacere, grazie a voi. Per noi Macfrut è la manifestazione che proprio per il periodo in cui cade a noi ci consente di aprire la campagna di commercializzazione che verrà il prossimo mese. Quindi per noi Macfrut è la fiera ortofrutticola italiana. Mi rattrista anzi come mai ancora le istituzioni a livello nazionale e le organizzazioni che girano a livello di regioni non abbiano compreso che l'Italia ha bisogno, come gli altri stati già hanno dimostrato, che hanno bisogno di un evento fieristico a livello internazionale, ma veramente internazionale, perché l'ortofrutta italiana è certamente un comparto fondamentale per l'Italia, e quindi c'è la necessità, sia per le piccole realtà come può essere la nostra, sia per le grandi realtà, c'è la necessità di avere un momento importante in una grande location.
lo hanno dimostrato in Germania dove non hanno ortofrutta, lo stanno dimostrando a Madrid dove hanno cancellato tutte le piccole manifestazioni regionali e hanno creato un evento a Madrid. Quindi secondo me è il momento in cui l'Italia debba necessariamente avere una strategia di questo tipo. Fatta questa premessa, noi come consorzio ormai registro negli anni un andamento che è sempre più positivo, quindi cresciamo ogni anno. Vi dico una semplice cosa, il dato più semplice che registriamo è che da noi finalmente si vedono i giovani e si impiantano agrumeti, cosa che non succede con le altre colture. Siamo attenti, c'è un'altra realtà ortofrutticola che sta avendo gravi problemi. Da noi c'è questa nuova tendenza. Vuoi anche perché c'è un momento contingentale della crisi dove i giovani non hanno altre alternative e quindi preferiscono riprendere l'azienda dei genitori. Ma i numeri ci sono confortanti perché noi cresciamo ogni anno, cresciamo nei mercati, cresciamo nei prezzi, cresciamo nella redditività delle aziende e questo è il dato che ci conforta e ci fa in modo che di investire per il futuro. Dico due cose che ieri in conferenza stampa il Ministro poi ha ribadito in conclusione. Abbiamo la necessità, come lo diceva poco fa pure Rapisarda, abbiamo la necessità di un momento semplice, come nella piccola realtà siciliana anche in Italia. Abbiamo bisogno di due parole magiche che sono l'organizzazione e l'aggregazione. E di queste settimane la notizia che Chiquita si è alleata con un'altra multinazionale della banana, no? Non ricordo il nome, cioè le multinazionali fanno queste scelte, cioè si mettono insieme per stare sul mercato mondiale e noi invece rimaniamo sempre in contesti regionali, provinciali, comunali, sì, con tutti gli sforzi che fanno anche le unioni, però continuiamo ad essere dei soggetti che il mondo ormai non riconosce. Quindi abbiamo la necessità di stare in un contesto molto più ampio e molto più organizzato. Noi d'altro canto, dico, per la realtà che io vivo e gestisco, che è quella dell'arancia di Ribera DOP, diciamo, i numeri sono confortanti. Noi tra l'altro abbiamo l'ultimo riconoscimento, che è quello che mi ero prefissato quando ho preso in mano le reti del consorzio, che era quello prima della DOP, poi quella del consorzio. La settimana scorsa abbiamo ottenuto il riconoscimento come consorzio del Ministero, quindi saremo ora un soggetto che insieme col Ministero e con gli enti delegati farà le attività di tutela e di promozione per come la legge ci consente, e questo per noi sarà un ulteriore strumento in più che ci permetterà di stare sul mercato, perché comunque poi gli operatori hanno la necessità di organizzarsi, sì, ma poi di stare sul mercato. E quando abbiamo, come poco fa dicevamo, la necessità di stare sui mercati dove non siamo presenti, perché noi abbiamo dei mercati inglesi, del nord Europa, lo stesso paesi dell'est, dove abbiamo la necessità di essere presenti anche con i piccoli numeri. Abbiamo certamente il mercato del nord Italia, che è quello che riconosce il prodotto e che paga questo prodotto, che è fondamentale, ed è quello a cui noi poniamo sempre molta attenzione. Però c'è la necessità di trovare anche delle marginalità che fanno sì che aumenta la redditività del comparto nel nostro territorio. Quindi è un investimento, come è un investimento quello di far sì che il nostro territorio sia organizzato anche dal punto di vista integrato, cioè far sì che non si viva di sole arance, ma si viva anche di tutto quello che l'arancia dà. Il tentativo di creare una via della Zagra dell'Arancia del Ribera, un percorso gastronomico dove finalmente le aziende possano rispondere a un'esigenza che oggi il mondo chiede: cosa mangio, dove dormo, che cosa faccio nel tempo in cui in quel territorio dove non c'è solo la Valle dei Templi, dove non c'è solo il mare, dove non c'è solo le bellezze architettoniche, ma c'è la buona cucina, c'è il buon dormire, c'è il buon scorrere del tempo, dove posso vedere delle cose e apprezzare delle cose. E quindi il tentativo che il consorzio sta facendo è far sì che tutto quello che gira attorno a quel territorio si organizza, come lo hanno fatto e dimostrato altre realtà.
noi sono dei punti di riferimento alle altre realtà che già l'hanno fatto anni e decenni prima, quindi non dobbiamo fare altro che copiare quelle altre realtà e organizzarsi al meglio. Per quanto riguarda la nuova campagna, i dati che sono confortanti, nonostante un andamento climatico un po' strano quest'anno, oggi gli ultimi dati di monitoraggio ci dicono che sì, c'è un minor numero di frutti per pianta, però c'è una pezzatura ottima. Abbiamo avuto tra l'altro pochi problemi di tipo fitopatologico, quindi si preannuncia un'ottima campagna dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Quindi diciamo che ci stanno tutti i presupposti per iniziare un'ottima campagna. Una nostra preoccupazione, che dicevo poco fa, era quella, come qualcuno diceva prima, dell'embargo russo. Nonostante noi non siamo presenti sul mercato russo, però riteniamo che ci possono essere delle negatività di ritorno, cioè sul prodotto, sulle altre produzioni agroalimentari italiane e europee che non potranno essere vendute su quel mercato, che ricadono sul mercato interno. E quindi questo speriamo che sia, come si dice, un elemento che possa influenzare meno il nostro prodotto. Quindi diciamo gli elementi positivi ci sono tutti per avviare una campagna quest'anno positiva per l'arancia di Ribera. Quello che tutti si augurano. Grazie. Duccio Caccioni, un mercato, quello attuale, sempre più esigente, che guarda alla tracciabilità e alla qualità del prodotto. Quali le strategie da adottare per giungere a toccare con mano ciò che il consumatore alla fine chiede? Specifico che sono direttore marketing e qualità del Centro Agroalimentare di Bologna. Sono caratteristiche assolutamente importanti. Sono state dette qui cose assolutamente condivisibili. Bisogna comunicare al consumatore, è molto importante riuscire a interloquire con il consumatore, ed è la cosa più importante, perché noi italiani dobbiamo comunicare la qualità dei nostri prodotti. È vero che siamo in un contesto mondiale con una fortissima competizione, quest'anno probabilmente la crisi russa porterà, che so io, le mele polacche che andavano a migliaia di tonnellate verso la Russia a cercare altri sbocchi, e probabilmente arriveranno anche in Italia, e probabilmente saranno a un prezzo così basso che magari la gente preferirà comprare una mela a prezzo basso piuttosto che un buon frutto italiano. Allora è necessario, assolutamente necessario, comunicare la qualità del prodotto, ma comunicare anche il territorio. Noi stiamo perdendo un treno molto importante, che è quello di comunicare, fare marketing territoriale. Fare marketing territoriale vuol dire comunicare il territorio, comunicare la qualità del territorio, quindi comunicare le qualità dei prodotti attraverso la tracciabilità o determinate certificazioni, ma è comunicare, fare anche marketing turistico, per esempio, marketing della gastronomia di un posto, e cercare di valorizzare la propria terra. Noi abbiamo veramente nel mondo, io girando un poco, vedo che l'italiano va molto, il siciliano va molto di più di quanto voi siciliani potete immaginare, perché è una connaturazione forte ed è una connaturazione di qualità. Quindi se noi riusciamo sia a casa nostra, proteggendo i nostri mercati, ed è la cosa più importante, guardate, perché in Italia siamo molto esterofili in tutto, invece dobbiamo essere più nazionalisti, proteggere di più i nostri prodotti, conoscere di più i nostri prodotti, e all'estero fare conoscere la qualità intrinseca, perché i nostri prodotti sono realmente migliori dal punto di vista, per esempio, igienico-sanitario, hanno meno residui, parliamo di arance, dal punto di vista igienico-sanitario le arance italiane sono numero uno nel mondo. Ve lo potrei dimostrare, noi in mercato Bologna facciamo migliaia di analisi tutti gli anni e vi posso vedere che arance che arrivano da altri paesi hanno molti più residui antiparassitari rispetto alle arance italiane. Quindi dal punto di vista qualitativo parlo di arancia rossa, parlo di arancia bionda, hanno delle caratteristiche salutistiche formidabili. Noi dobbiamo imparare e mettercelo in testa
portare il cappellino, le magliette, quello che vogliamo dire, noi italiani lo facciamo meglio. E io mi auguro che la comunicazione di cui lei ha così fortemente parlato possa passare anche attraverso Macfrut e attraverso Macfrut possa ripartire quel rilancio economico italiano che tutti si auspicano. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui all'interno di questo spazio e un arrivederci e a Macfrut 2015. Da Cesena è tutto. All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. I need a little love tonight. Homie, so I'm not falling apart. A little but I'm hoping it might kickstart me and my